comunità. Per esempio, questi ragazzi nelle strade che oggi si vedono scorazzare preda della delinquenza, allora non si vedevano perché si era instaurato un regime di disciplina che poi era ordine. Io mi ricordo che al Povero, come adesso c'è la scuola magistrale, questo era invito a palestra all'aperta e palestra scoperta. E noi dopo avete studiato e ce l'andavamo a trascorrere. Per l'eccellente riuscita di questa manifestazione così importante. Cominciarono ad andare male perché entrò cosa che una volta era stata paglia, in compagnia di civici eccetera eccetera, e no, i topi non c'erano, topi non ce n'erano più. Quando si doveva andare a fare i propri bisogni, si faceva l'equilibrista su una tavola che copriva un canalone, e questo è il canalone, attraverso c'erano tante tavole ogni metro, e su queste tavole si andava per fare i propri bisogni. Pulirsi con che cosa? Lavarsi con che cosa? Però a 3 metri da questo canalone, dove c'erano escrementi, c'era la fontana a braccio, si pompava l'acqua e quest'acqua serviva per bere, per lavarsi e per cucinare rape da foraggio essiccate chimicamente. Questo era il nostro cibo. Quando si aveva 15 grammi di margarina, un pezzo di pane fatto con segatura veniva diviso in 12, 15, 16, 8 a secondo della generosità dei carcerieri, e venne creata nel lager una figura molto importante, l'archiquestiere. L'archiquestiere era uno di noi che faceva le razioni, assegnava le razioni a chi questo, a chi questo, e con delle bilancine da orologiario fatte da alcuni di noi, si pesavano persino le mollichine. Organizzato nel febbraio del 45, ma fu l'evasione più credibile di questo mondo, più semplice non avrebbe potuto essere, però le conseguenze furono veramente vicinali, perché uscito fuori mi trovai a dover combattere con le macerie, la fame e la sete. Senti, 15 giorni senza mangiare, senza bere. Il resto non ve lo racconto perché sarebbe troppo lungo e il tempo
è breve e voi avete ancora da chiedermi qualche cosa. Voglio rispondere alla prima domanda. Hai ragione. L'Italia è allo sfascio perché i padroni dell'Italia sono diventati i banchieri, perché la banca è un ente privato. Però quando la banca va in rosso, combina qualche guaio anche di certa importanza, è garantita dallo Stato. Ma lo Stato chi è? Siamo noi. E allora tagli sotto con le tasse. Questo il ricovero, l'animale selvatico come prima cosa cerca un buco dove ripararsi, e la famiglia cerca una casa, anche modesta, dove ripararsi i genitori, magari con i zioni, i figli, e si fanno dei mutui e si fanno dei sacrifici per sopperire a questi bisogni primari. Ora, con l'aumento dell'IVA, che cosa si colpisce? Il pezzo di pane del poverello! Capasso, che è presidente di un'associazione Fondazione Mediterranea, è un'associazione molto importante, ragazzi, che lavora per la pace nel mondo. Lavora in maniera volontaria, sono volontari che portano, cercano di migliorare le condizioni delle popolazioni che nel mondo sono afflitte dalla guerra. Perché l'avvocato Scemi è stato testimone della seconda guerra mondiale, è stata in paesi dell'Africa, dell'Asia, ci sono continue guerre, non l'ultima la crisi del Mali, se l'avete sentita in questi giorni. E quindi abbiamo delle persone stupende che sono capaci di lasciare tutto ciò che hanno per aiutare queste popolazioni, mettersi a servizio di queste popolazioni, ed è un grande atto di amore, di solidarietà. Parlando con queste persone ci rendiamo conto che la solidarietà non è una parola vuota, ma è qualcosa di sostanziale, fatto di azioni, di sacrifici, di impegno, di lotta e soprattutto di valori. I valori che voi dovete, di cui vi dovete nutrire per diventare delle persone degne di questo nome. Prego. Grazie ragazzi. Namel menajdi abar mutawas et in arabo significa datemi 10 minuti del vostro tempo. Io questa mattina ho un incontro con i ministri dei paesi del Maghreb per cercare di evitare morti nel Mali. La professoressa Paparella, il vostro preside, la dottoressa Tiziana Russo mi hanno obbligato a venire qui e ne sono felice, però vi chiedo 10 minuti di attenzione, perché può darsi che da questo incontro possano uscire delle cose importanti per voi dopo quello che l'avvocato Arcella ci ha detto. 20 anni fa abbiamo costituito la Fondazione Mediterraneo, ero un importante architetto e ingegnere, decisi di vendere tutto per salvare 3.000 bambini ed adolescenti come voi in ex Jugoslavia, che solo 20 anni fa furono vittime della follia omicida di Milosevic. 6.000 adolescenti tra i 9 e i 14 anni furono decapitati da questa gentaglia criminale solo 20 anni fa
soltanto a 90 km dalle coste italiane. Quindi immaginate 6.000 adolescenti come voi che muoiono per effetto di una follia omicida. Voi mi dite: ma che c'entriamo noi? C'entrate moltissimo, perché voi sarete i produttori del nostro futuro. In quanto tali dovete comprendere bene quale dovrà essere o potrà essere il vostro ruolo in una società complessa della quale fate parte e per la quale dovete dare il senso della vostra esistenza, indipendentemente dai credo religiosi, politici e quant'altro che voi andrete ad assumere in totale libertà e democrazia. Qual è il suggerimento che mi permetto con grande umiltà da architetto di pace da 20 anni di suggerirvi? Quello di ascoltare il vostro cuore. Voglio darvi due spot, due piccoli segnali. Siamo in Italia, siamo a Napoli, l'Italia è la naturale passerella dell'Europa nel Mediterraneo. Dovete abituarvi a pensare europeo e a respirare mediterraneo. Ma se fate un paragone col corpo umano... Bella prima, questa cosa, prima, no, avvocato, l'ingegnere la deve ripetere perché allora, mi è piaciuta già da quando me l'aveva detta in presidenza. Dovete abituarvi a pensare europeo e a respirare il Mediterraneo. E però, se non si respira non si può pensare. Esatto, prima di pensare bisogna respirare, quindi il Mediterraneo diventa il vostro respiro, diventa la vostra necessità e soprattutto dovete comprendere che il Mediterraneo non è una frontiera, ma deve costituirsi come un grande meticciato di civiltà, dove le diversità, le differenti culture, le differenti fedi devono essere una ricchezza e non un motivo di divisione. Noi siamo obbligati, saremo obbligati dalla storia e dalla geografia a vivere insieme, persone di razze, di culture e di provenienza diversa. E tutto questo si fa passando dai concetti di tolleranza e di accoglienza a quelli di coesistenza, che significa vivere insieme in pace. L'altra cosa che vi dico è questa. A degli amici che si litigavano la settimana scorsa, sono stato in Siria, dove anche lì c'è una guerra feroce che ha provocato già 500.000 di morti. Solo la settimana scorsa sono stati ammazzati più di 1.500 ragazzi ad Aleppo e vicino Homs. Questi ragazzi che abbiamo accolto in un villaggio di accoglienza ai confini con la Giordania hanno perso ogni loro senso di vita. Vedersi strappare i genitori, i parenti, gli amici in città moderne come Aleppo, come Damasco, per la follia di un signore, non si giustifica oggi, nel momento in cui i mezzi di comunicazione, i nostri telefonini, iPad e tutto quanto che noi utilizziamo ci danno contezza di quello che succede in altre parti del mondo dove queste tragedie non si verificano. E allora ho detto loro: sintetizziamo in due parole che cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare, come dobbiamo operare. E abbiamo detto: dobbiamo essere tutti insieme capaci di trasformare l'amore per il potere che sta infettando ogni angolo della società, incluso gli ambiti religiosi, nell'indispensabile potere dell'amore. E voi tutti dovete essere dei potenti dell'amore, inteso come senso di etica e come senso delle vostre vite. Per fare questo dovete però comprendere bene, ficcarvi nella testa, che ognuno di voi deve fare tesoro della propria esperienza di vivere dalla vita e dalle cose che essa produce, telefonini, strumenti elettronici eccetera, ma dovete voi vivere la vita, dovete utilizzare questi oggetti come strumento e non rendervene schiavi. Molto meglio un incontro a quattro occhi, un incontro a gruppi, un sano divertimento che mille messaggini anonimi che non vi danno il senso e il calore del contatto umano, che è quello che bisogna ancora oggi difendere e di cui l'avvocato Accella è testimonianza. Grazie. Voglio darvi tre informazioni. Uno, con la vostra preside cercheremo di intraprendere delle attività per far sì che questa scuola possa essere una delle 15 scuole di pace nel mondo, e per questo faccio un atto di fede, consegno alla vostra preside il simbolo della pace del mondo, che è
questa opera dello scultore Mario Molinari che si sta realizzando in tutto il mondo. Questo simbolo noi lo diamo ai dirigenti scolastici che hanno già aderito a questo percorso e che hanno partecipato a questa iniziativa, ma mi sento oggi, vedendo i vostri occhi e i vostri sguardi, fare un atto di fede e quindi consegno questo simbolo alla vostra preside, alla professoressa Mavarella, che è un simbolo di un inizio che spero che possa identificare nella vostra scuola un momento di memoria. È stato attribuito quest'anno proprio all'avvocato Arcella. Ecco, quindi questo premio Menterrani, che lo dicevo insieme al Nobel più importante, consiste in quest'opera, che è il totem della pace tricolore che abbiamo coniato in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E per l'avvocato Arcella abbiamo coniato uno scritto che è un po' il simbolo della sua vita. La vela che simboleggia il viaggio e il mare ha accompagnato la vita dell'avvocato Raffaele Arcella. Questo nostro mare che è stato culla della civiltà, teatro di scontri e battaglie tra le genti che lo abitavano, ma anche e soprattutto di scambi, di merci e di sapere. Un mare celebrato nel mito dove Ulisse si perse, continuando a vagare nella sua disperata ricerca della via del ritorno. La vela che si tinge di rosso all'alba e al tramonto, alla partenza ed al ritorno, al ritmo immutabile dell'universo. Bellissimo. E abbiamo le varie commissioni, abbiamo i rappresentanti di classe, i rappresentanti delle terze quest'anno hanno nominato un presidente come ogni anno, che fa un po' da portavoce in tutto quello che sono anche gli enti territoriali, con le persone importanti che vengono. Virgilio, per piacere, non ti vedo. Ok. Volevamo consegnare all'avvocato, non è un premio importante come quello che lei ha appena ricevuto, però è fatto con il cuore da tutti i ragazzi della scuola. Tanto è vero che abbiamo solo semplicemente scritto all'amico avvocato Arcella in ricordo di una giornata speciale, perché lei ha reso speciale veramente questa giornata. Noi abbiamo improvvisato questa cosa, per cui non abbiamo nulla di tanto, diciamo, di meno prezioso sicuramente da consegnarle. È un simbolo della scuola, questo è un libro che anche fino a 2 anni fa hanno fatto grazie ad un progetto dei nostri ragazzi e penso che sia compatibile con quello che è la sua missione, non il suo lavoro. Grazie. In effetti ci sono dei pensieri dei nostri ragazzi di 2 anni fa, dove dei sogni, delle scritture per il migliore dei mondi possibili e il desiderio, grazie, di avere un mondo migliore. Quindi grazie, grazie anche alla Fondazione. Grazie. Si dice che chi ha superato la morte per più di 3 volte porta fortuna. Secondo voi, questo povero vecchio decrepito, che causa le ginocchia per un infortunio, deve camminare con uno scarafaggio? Secondo voi ha battuto la morte per più di 3 volte? Sì. Avete proprio indovinato, siete bravissimi, voi bravissimi. Adesso vi faccio una domanda, mi incontrerà per strada, come mi chiamerà? Cosa dirà? Allora ve lo dico io come fanno tanti altri. Ciao nonno! Totem della pace tricolore, totem tricolore, simbolo dei ragazzi. Aspettate che mi chiamano.
nel lager di Beniaminovo. Erano dai 30 ai 40 gradi sotto zero e la neve cadeva e io guardavo la neve che cadeva. Erano i fiocchi di neve come tante stelline con un buchino in mezzo, così le vedevo io a 23 anni in un campo di concentramento. E mi misi a correre e corsi perché il muro di reticolato era diventato un muro bianco per la neve che lo ricopriva, e la terra era tutta bianca di neve, e il muro di reticolati di neve e la terra sembravano ai miei occhi una pianura bianca, una pianura oltre la quale ci doveva essere la libertà. E io mi misi a correre verso la libertà e fui fermato dal filo spinato. E poi non capisco niente di conoscenza. E chi? E chi mi aiutò in quel momento? Antonio Gaiano! Nella migliore delle maniere possibili, la gioia di chi studia e di chi produce con la mente e col braccio,
il dolore, il sudore e la struggente nostalgia degli emigranti, la tua famiglia, la tua casa e i tuoi affetti più cari, la speranza, la vita dei tuoi figli. Sono la tua bandiera, l'Italia, la tua patria. Ricordati di me, onorami, rispettami e difendimi. Ricordati che al di sopra di ogni ideologia mi avrai sempre unico simbolo di concordia e di fratellanza tra gli italiani. Ricordati che finché apparirò libera nelle tue strade, tu sarai libero. Fammi sventolare le tue finestre. Mostra a tutti che tu sei italiano. Allora dico che prima,
Dico che prima l'Italia si può dire, la bandiera del cuore, non cuore. Alza la voce. Io dico che prima la bandiera italiana aveva un significato, ma adesso con tutte queste cose che stanno succedendo, questi delitti, queste morti, tutte queste sofferenze che hanno in famiglia, adesso l'Italia fa schifo, se non lo posso dire, no, non è più l'Italia, un'Italia buona, un'Italia che adesso fa schifo, veramente. Di aver letto in giovane età
un libro di Jung, il grande avversario di Freud.